Volvo lancia la campagna di comunicazione del progetto Eva Maramaionchi, ambassador per Opel. Volkswagen Golf compie 45 anni ed è pronta a scrivere nuove pagine di storia. Da sempre nel mondo delle quattro ruote, Volvo è sinonimo di sicurezza. La casa svedese, che ne ha sempre fatto un suo punto di forza, 60 anni dal lancio delle cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio, ha dato il via al progetto EVA, basato sul concetto, per l'appunto, di sicurezza condivisa. Volvo presenta il progetto EVA, è un progetto molto importante, Equal Vehicle for All, quindi veicoli uguali per tutti, sicurezza uguale per tutti. Dopo 60 anni dalla cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio che, ricordo, Volvo decise di non brevettare, ma di lasciare che tutta l'industria potesse, come dire, dotare le proprie vetture di questa cintura di sicurezza che contiamo abbia salvato circa 1 milione, forse più, di vite umane, Volvo arriva a un'ennesima decisione molto importante, cioè quella di rivelare al mondo tutti i dati raccolti in 40 anni di studi. Questo è il progetto EVA, un progetto a cui teniamo particolarmente, un progetto che fa parte della visione 2020, la visione secondo cui Volvo vuole eliminare gli incidenti mortali dalle strade causati dalle auto, causati dalle Volvo, e questa volta, grazie al progetto EVA, anche causate dalle auto in generale. Sì, è proprio così, perché Volvo ha deciso che, diramando al mondo tutti i dati, tutti gli studi fatti negli ultimi 40 anni, l'intenzione di Volvo è quella di poter fare in modo che tutta l'industria, tutti coloro i quali producono vetture, possano produrre vetture ugualmente sicure come lo sono le Volvo, e soprattutto per tutti coloro che sono all'interno e all'esterno delle vetture, così da poter raggiungere la visione 2020, ma soprattutto fare in modo che tutta l'industria sia sempre più sicura. Veicoli commerciali rappresentano per noi una importante area di mercato sui quali siamo entrati quest'anno con un'offensiva di prodotto altrettanto importante. Il nuovo Combo Cargo, lanciato alla fine del 2018, è il Van of the Year e quest'anno arriverà nelle nostre concessionarie alla fine dell'estate anche il nuovo Vivaro, quindi una gamma completamente ridisegnata. È un momento storico per Opel straordinario all'interno di PSA, primo costruttore estero in Italia. È un momento nel quale Opel finalmente nel 2018 ha registrato una inversione di tendenza e risultati di utile mai conosciuti nella sua storia, quindi un margine operativo del 4,7%, ben superiore ad ogni aspettativa iniziale. Opel è un marchio che vuole essere entusiasmante, coinvolgente, accessibile e vicino alle persone. Mara è schietta, è diretta, è positiva, è concreta. Mara ha lavorato da 60 anni con una grande carriera, dei grandi successi. Opel da 120 anni costruisce automobili con lo stesso impegno. Riteniamo insieme a Mara che il vero motore del talento sia proprio il lavoro e che il lavoro possa essere ben aiutato dai veicoli commerciali Opel. Evviva i veicoli commerciali Opel, che devo dire, così, evviva! 45 anni di Volkswagen Golf, 45 anni di storia che hanno fatto della vettura del costruttore tedesco una vera e propria icona, punto di riferimento per svariate generazioni. Il 29 marzo 1974 la Volkswagen a Wolfsburg avviò ufficialmente la produzione di quella che sarebbe diventata la sua bestseller. Allora nessuno alla Volkswagen aveva idea che l'erede del leggendario maggiolino avrebbe venduto oltre 35 milioni di unità in tutto il mondo. Di Golf dal lontano 1974 se ne sono viste tante in diverse varianti di carrozzeria, dalla prima GTI fino alle più recenti in versione elettrica. In termini puramente matematici, giusto per darvi un'idea, qualcuno ha ordinato una Golf ogni 41 secondi, ogni giorno, senza interruzioni, sin dall'inizio della sua produzione. Una storia destinata a continuare e che scriverà ancora nuove pagine.